Raga, quest'oggi potrete assistere alla mia svolta come player su Fortnite e soprattutto potrete assistere a quella che sarà la vostra svolta come videogiocatori di Fortnite, perché come sicuramente avrete letto dal titolo vi andrò a mostrare tutte le settings che usa Ninja, ovviamente le più recenti, e andremo ovviamente a fare anche delle partite, quindi probabilmente oggi potrei fare anche il mio record di kill, non lo so, ve lo garantisco. Abbiamo ovviamente la Recon. A proposito, se non avete visto il video in cui la shoppo, vi lascio il video qui nelle info. E adesso vi andrò a mostrare tutte le settings che usa Ninja. Prima di iniziare però io vi ricordo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina delle notifiche per stare aggiornati ogni volta pubblico un nuovissimo contenuto. Ok raga, eccoci qua. Allora, intanto vi mostrerò per filo e per segno tutte le settings di Ninja, ovviamente anche le impostazioni della visuale. Come sappiamo lui è un MK player, quindi gioca da mouse e tastiera. Andando in impostazioni per quanto riguarda la visuale, vi do il tempo magari se volete di copiare questi settings. E impostazioni, come vi dicevo raga, visuale, guardate un po', distanza visuale, epico, ombre disattivate, anche l'anti-aliasing non so cosa sia, poi abbiamo texture ed effetti impostati ad epico, mentre il post processing non so neanche questo cos'è, praticamente messo su ridotto. Ecco qua le altre impostazioni, mi raccomando copiatele per filo e per segno se volete proprio giocare come lui. Andando nelle impostazioni di gioco, ecco qua tutte le impostazioni. Per quanto riguarda sensibilità asse X ed asse Y, lui utilizza 6,5 e 6,5 lo utilizzavo tipo a 23, quindi veramente molto molto più alte. Sensibilità appuntamento 27,5 e sensibilità mira 30,5. Per quanto riguarda comandi raga, praticamente lui per fare dalla scala del muro lui utilizza tasti laterali del mouse come faccio io, mentre il pavimento lo costruisce con la Q, mentre io lo costruivo con L shift, e lui con L shift costruisce la piramide mentre io la facevo con la V. Quindi rispetto ai comandi di Bongral c'è veramente un bel po' di differenza, però se vogliamo giocare come lui effettivamente dobbiamo utilizzare queste impostazioni, quindi non perdiamo altro tempo e partiamo subito con una bella partita. Ecco qua raga, vi dà il tempo di copiare effettivamente tutte quelle che sono le impostazioni grafiche di Ninja. La qualità grafica, ecco qua, sensibilità asse X 6,5, sensibilità appuntamento 27,5 e sensibilità mira 30,5. Dove andiamo? Io direi di atterrare, non so, magari alla Golanguido. Perfetto raga, allora come vedete i miei 155 di ping non si smentiscono mai, perché giustamente il gioco pensa, adesso utilizzando le settings di Ninja non puoi perdere neanche con il ping a 1430. Cioè raga, adesso il piccone lo devo switchare con L, che è praticamente dall'altra parte della tastiera, mentre io lo switchavo con Q, e adesso con Q devo piazzare il pavimento. No raga, è veramente impossibile. Vi entra qua raga, questa partita sarà veramente divertentissima, anche perché per quanto riguarda la sensibilità è troppo lenta, io veramente non mi riesco a muovere raga, ma vorrei capire come fanno. Ok, un fucile a pompa alla grande, prendiamolo. Questo era di abitudine raga, ma con L il piccone non si può proprio switchare. Uno sta venendo da me raga, devo piazzare subito il muro, mi devo difendere, la sensibilità è troppo lenta . Ok, prendi tutto, raccogli un fucile d'assalto, perfetto, apri pure questa cassa. Sì, però ho 145 di ping ancora non è che è cambiato molto. Ok raga, eccolo qua, veloce, spara, 80, perfetto, mi sta laggando un botto, sì. Raga, mi ha laggato un botto. A terra, non ci posso credere come ho fatto ragazzi, come ho fatto, ditemelo voi. Sono comandi veramente tutti diversi, anche le sensibilità, si muove troppo piano il player, mi sono, non riesco veramente a fare nulla. Come devo fare con questo ping? Ok, perfetto, un tac raga, prendiamolo che è meglio di niente assolutamente. E qua sopra sì. Va bene, come prima partita non c'è male, dobbiamo impratichirci. Let's go, andiamo subito con una seconda partita, vediamo di fare meglio. Eccoci qua con una seconda partita. Allora, ovviamente io direi di andare alla Golanguido di corsa senza perdere altro tempo, sempre con il mio bellissimo 135 di ping che mi fa arrivare colpi 40 anni dopo. Ok, perfetto, atterriamo, non penso ci dovrebbero essere altre persone. La visuale intanto la vedo un po' strana, forse un po' sgranata, non so, magari in base alle postazioni di visualizzazione. Io vedo subito un'arma blu che insomma riecheggia nella mia vista. Alla grande, raga, una mitraglia. Qua sotto ci dovrebbe pure essere una chest, se non ho visto male, se non sento male. Ok, alla grande sì, effettivamente ci aveva azzeccato. Questo troviamo un fucile a pompa e decompiabili, niente niente male raga, ovviamente sempre con la potenza della Recon a farci compagnia. Alla grande R e altri gonfiabili. Proviamo a fare un edit del pavimento con la Q. Incredibile raga, difficilissimo. Sono morto ve lo dico, sento dei passi e non ho neanche lo scudo. Io me lo faccio pure che trovo i scintilli, non mi interessa perché non mi va di morire malamente, in malo modo. Ok, eccolo, sta venendo da noi forse. Stanno fedandosi.
Mi lagga troppo, non capisco perché lagga troppo. Raga, eccoci qua. Vediamo un po' che adesso cosa riusciamo a concludere. Effettivamente ci è voluto un po' prima che riaggiustassi il ping, perché ho dovuto riavviare pure il gioco. Quindi vedete un po' voi. Allora, vediamo da dove parte il bus. Sempre da questa zona, diretto verso Borgo Bislacco o diretto verso Lago Languido? Ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete provato sia le settings di Mongrel sia le settings di Ninja, e secondo voi quali sono le settings migliori. Ovviamente eccoci qua nuovamente a Borgo Bislacco. Ormai raga, ma lo sapete, nei video o Lago Languido o Borgo Bislacco. Speriamo questa volta che troviamo un fucile a pompa. Raga, ci sto troppo a switchare, perché sono abituato, raga, switch sempre al pavimento, perché appunto sono abituato a prendere con la Q, a premere con la Q il piccone, a premere la Q per avere il piccone. Ok, subito un tac. Quindi this is the game, this is the game. Ce la possiamo fare, perfetto. Sicuramente sotto c'è qualcuno, sopra c'è qualcuno. A terra due, raga, ne ho uccisi due. Come ho fatto? Non ci credo, raga. A terra due player, sono veramente quasi one shot. Non ci posso credere, raga, ne abbiamo killati due di fila, com'è possibile? Allora, raga, dobbiamo assolutamente, questa partita non la dobbiamo assolutamente buttare al vento. Dimmi che siamo al bene safe. Oh, raga, ma gigantissima la safe, non avevo mai visto una safe così grande. Però non ho colpi pompa e non ho neanche shieldini e medikit, è veramente una pessima cosa. Raga, le settings di Ninja stanno veramente funzionando, attenzione. Riproviamo a fare un arco. Ah, così, subito proprio. Bando alle ciance, c'è qualcuno qua? A terra pure lui! No way, raga! Adesso li killiamo tutti, abbiamo pure un medikit. This is the game, io ve l'avevo detto, raga. Scendiamo e troviamo il pompa, deve essere per forza questa la partita, no? Subito 3 kill, merca non si dica. Questo è il merito delle Sensei Ninja. Raga, a dirvi la verità, mi stanno piacendo molto di più di quelle di Mongrel, ad essere sincero. Però ovviamente sono pareri personali, eh. E allora, a livello di loot siamo messi malissimo. Però l'importante è che abbiamo un pompa e poi il resto va. Ok, perlustriamo un po' la zona, magari vediamo se riusciamo a trovare qualcuno. Ok, raga, l'infondo gente, là c'è un bel player, andiamolo a killare assolutamente. Eccolo qua, guardate un po' come si lutta tutto, bello tranquillo. Eh no, non sei più tranquillo. Eppure lui è un Arrecon Expert. Guardate un po' come se la builda, sciallo. Ok, raga, dobbiamo andarci a fare le bende, perché sennò siamo morti, ve lo dico. Ma chi spara sto tizio? Sì. Ok, lì in fondo l'ha killato, raga. Probabilmente adesso ci andrà, A terra! Come l'abbiamo killato, raga? Questo è Brain, baby. Questo è Brain. Ok, perfetto. Andiamolo. No, raga, cosa sto facendo? No, non lo so, non so cosa sto facendo. Ok, Q per il pavimento, è difficilissimo. Perfetto, medikit. No, i shieldini non li ha, no, se li è fatti. No, raga, i shieldini se li ha considerati fatti. Vabbè. Mio, raga, per favore, ok. Pure l'altro killato. E adesso facciamo il devasto con le sensi di ninja, raga. Questo, adesso facciamo il devasto, io ve lo dico. Devo di corsa farmi un medikit, sono veramente, va a finire male. Tutto senza shieldini, voglio sottolinearvi che sto facendo tutto senza shieldini, E sono settings diversissime, come vedete. Ogni 3x2 switch al pavimento, perché proprio non ci sono abituato. Dobbiamo velocemente riordinarci l'inventario, però, Non riesco a memorizzarmi che con cui si fa il pavimento, ragazzi. Non riesco proprio a memorizzarlo. Questione di prenderci l'abitudine. Facciamo un po' di mazz. Comunque non sto vedendo molte Recon Expert, raga. Magari le persone non l'hanno shoppata. Era un'occasione più rica che rara, non so. Comunque ritorniamo a provare un po' di edit. Vediamo un po' cosa facciamo con i settings di Ninja, Allora, qualche player che vuol venire da me? Non c'è nessuno. Comunque per quanto riguarda la safe, ok, siamo in safe, raga. Meno male, almeno non dobbiamo fare una corsa disperata. C'è qualcuno con l'elicottero. Sento qualcuno con l'elicottero. Allora non conviene farci avvistare, ve lo dico. Ormai ho avuto brutte esperienze, non conviene. Giochiamoci la nostra partita belli tranquilli, quindi senza dar fastidio a nessuno. Ok, raga, la pozza, finalmente arriviamo. Possiamo almeno farci 50 di scudo. Ma quelli con l'elicottero dove sono atterrati, sì? Che ne dite? Proviamo ad andarci a fare il camion della Slurp. Potrebbe essere rischioso, perché praticamente siamo in mezzo alla mappa, così. In quel modo magari possiamo anche arrivare full di shield, il che non sarebbe una cosa per niente male. Intanto siamo in top 27, raga, da non sottovalutare top 27, quindi... Ok, perfetto, pure il camion pronto. E anche questo obiettivo è stato completato. Sorveglia la zona, vediamo se magari da qua arriva qualcuno verso la safe. Yuhu, c'è qualcuno a Borgo Bislacco? Cioè, raga, la zona è veramente deserta, ma stiamo scherzando? Eccolo, raga! A terra, pure lui, perfetto. Tutti quelli che killiamo ormai, raga, cadono, perché ovviamente usiamo le settings di Ninja. Io ve l'ho detto che avrebbe comportato questo, usare le sue settings, non mi dite che poi non ve l'avevo detto. Un altro player in fondo, probabilmente. Ho visto jumpare qualcuno, oppure magari ho le allucinazioni. Anche se penso più alla seconda opzione.
Comunque, per quanto riguarda Zero Command, raga, sento praticamente un movement tutto diverso nella mano. Cioè, è veramente strana come sensazione per quanto riguarda premere le lettere per i comandi. Ok, la safe si è spostata, direi di andare immediatamente. Non è lontanissimo, infatti, come vedete, ci stiamo avvicinando all'endgame. Io ve l'avevo detto che questa era la partita perfetta. Non sembra esserci nessuno, neanche ad agenzia, raga, che di solito è praticamente una delle zone più trafficate della mappa. Ho sentito colpi di pistola. Sì, raga, ci sono spari. Se stanno affettando agenzia. Ha sbagliato l'atterraggio, 25 metri, ma com'è possibile? Ti sei suicidato nei top 15 player rimasti, non mi puoi fare questo. Che ne dite, raga? Proviamo a fetarlo. No, raga, era one praticamente, non ci posso credere. No, raga, mi sono confuso con i tasti, l'avremmo potuto killare tranquillamente, non ci posso credere, ma perché? Pazzesco, pazzesco, raga, pazzesco. Ho solo una cosa da dirvi. Codice creatore Joe-X97. E fatemi sapere qui in chat se avete usato comandi di ninja e com'è andata.